Il Valdarno in questo momento sta guardando a questa sospensione, diciamo, del progetto della terza corsia fra Incisa e Valdarno. E qual è la situazione al momento? Ma intanto dobbiamo dire anche in termini di rassicurazione che i lavori che sono in corso per quanto riguarda le terze corsie verranno portati comunque a termine, quindi per quanto riguarda il tratto da Firenze Sud ad Incisa i lavori proseguiranno. Dopodiché per quanto riguarda invece il tratto che da Incisa arriva al Valdarno, Autostrade ha sospeso gli incontri che noi stavamo facendo oramai da alcuni mesi con i comuni interessati e competenti per territorio al fine di inserire al meglio questa infrastruttura nel territorio, ma anche per concordare quelle che potevano essere le opere connesse e funzionali all'ingresso e all'uscita dall'autostrada, ma anche importanti per quanto riguarda la mobilità complessiva della vallata. Noi, dopo l'apertura della conferenza dei servizi per quanto riguarda l'approvazione di questo progetto, che è avvenuta a maggio, ci siamo incontrati e ci eravamo dati appuntamento a dopo l'agosto. Dopo l'agosto, purtroppo, a seguito di quello che è accaduto a Genova con il crollo del Ponte Morandi e con l'avvio del procedimento per la revoca delle concessioni, Autostrade ci ha comunicato che non c'erano più da parte loro le condizioni per poter andare avanti. Quindi, sino a che non sarà risolta questa questione e questo probabile contenzioso che dovesse sorgere, il rischio è che questi lavori rimangano al palo. Questi, come tanti altri lavori in Toscana che per noi sono strategici, voglio ricordare il sottoattraversamento di Firenze, voglio ricordare l'ampliamento dell'aeroporto, voglio ricordare la Tirrenica, la Due Mari. Ecco, noi abbiamo avuto anche un incontro con il nuovo ministro chiedendogli non di sospendere e di fare riflessioni che in realtà sono già state fatte per la gran parte di questi lavori anche in termini di ridefinizione, di project review come si suol dire, ma la necessità che abbiamo invece esposto è quella di andare avanti il più veloce possibile, perché sono opere strategiche per la Toscana, ma sono opere necessarie e strategiche anche per tutto il paese. Anzi, per quanto riguarda il trasporto ferroviario, noi abbiamo posto anche il tema di dover progettare, di dover mettere in programmazione il raddoppio della direttissima proprio qui dal Valdarno fino a Firenze, per avere definitivamente la separazione dei flussi e per poter superare il nodo, l'imbuto lì di Rovezzano. Certo, si tratta di un progetto che è molto importante, anche molto oneroso, però dobbiamo veramente iniziare a studiarlo, perché ce ne sarà bisogno, soprattutto se RFI e Trenitalia e anche il partner privato, quindi NTV, vogliono continuare a mettere sempre più treni veloci. E i treni veloci sono, come dire, un bel servizio, ma noi stiamo osservando che con l'ingresso sulle ferrovie di un numero eccessivo di questi treni, poi c'è un peggioramento, o comunque si rischia di avere un peggioramento, sia per quanto riguarda l'alta velocità che per quanto riguarda il servizio regionale, che ovviamente è quello che a noi sta molto a cuore, visto che ogni anno investiamo 235 milioni per far viaggiare i treni. Siamo la regione che dal punto di vista dei servizi ha il più alto numero di chilometri treni nel rapporto tra abitanti e servizi svolti.